Il tracciato del Mugello ha lanciato Miki Maki della Epsilon Red Bull Team verso il titolo 2007. Il finlandese ha infatti ottenuto una decisa doppietta che lo ha proiettato in testa alla classifica della Formula Renault 2000 Italia. Entrambe le gare sono state dominate dalla Epsilon, che per due volte è riuscita a monopolizzare il podio con Brandon Hartley e Stefano Coletti, alternatisi sul secondo gradino rispettivamente sabato e nella sfida di domenica. Stefano Coletti, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato di essere veramente un ottimo pilota. Sabato emozionato tutti con un brillante secondo posto. Ieri avete fatto la prima parte di gara, com'è andata? Ieri sono partito terzo, finito il secondo, sfilato secondo subito in partenza, poi ho mantenuto la posizione e ho finito così. Puoi dirci quali sono i punti favorevoli e sfavorevoli di questo circuito? Diciamo che è una pista molto veloce, molto bella da guidare, con possibilità di sorpasso che adesso diventa un po' più difficile sui circuiti. Molto bella, l'asfalto abbastanza liscio, belle curve, una bella pista. Il giovane pilota dimostra sempre di più le proprie qualità, lottando per le prime posizioni in ogni disciplina praticata. C'è sinceramente una buona predisposizione ereditaria, con il padre Jean-Louis, ex campione dell'offshore, mentre la sorella Alexandra, già vincitrice di parecchie gare di sci, parteciperà alla prossima Coppa del Mondo. Siamo qui col papà del promettente Stefano Coletti. Sappiamo che anche lei è un ottimo sportivo e appassionato Lanza Delta. Io credo che abbia visto la nuova livrea di Errani. Che cosa pensa del nuovo modello? Ah, il nuovo modello è molto bello. Abbiamo anche noi una Lancia Delta in casa, che è la mia figlia, ma non esasperata come quelle di Errani, che comunque ha riscuotono un bel successo. Perfetto, allora auguriamo in bocca al lupo a suo figlio e a sua figlia e a lei, speriamo di vederla in macchina su una Lancia.